ragazzi, ben ritrovati in Andrelink 91 e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Continuiamo ovviamente la storia del primo Yu-Gi-Oh!, quella leggendaria. E abbiamo le macchinazioni di Ken, di Bandit Ken. Siamo nel regno dei duellanti, ovviamente. Joy contro Bandit Ken. Vediamo insomma come procede. Ovviamente ho fatto anche tutti quanti gli scontri invertiti e sono andati piuttosto velocemente avanti, quindi buono così. La seconda semifinale fu Joy contro Bandit Ken. Bandit Ken ovviamente rubò l'iscrizione e tra l'altro rubò anche la carta Joy per partecipare. Però Mike oramai era... A questo punto Mike era stata squalificata perché ha perso contro Yugi, dà un fazzoletto a Joy per asciugarsi le lacrime, ma in realtà dentro trova una carta per accedere alla lotta. Allora, sei venuto a darci la brutta notizia, fammi indovinare, non riesci a trovare l'iscrizione. Di che stai parlando? Ce l'ha proprio qui. Lui ovviamente non se l'aspettava, però Joy, fatti valere. Sì, Bandit Ken è il campione intercontinentale che ha perso contro un bambino. Certo, quello nell'anime, però. Storia deck. Allora, il deck di Joy ogni incontro che fa diventa sempre migliore. E quello contro Bandit Ken... Nell'anime e nel manga vince in una maniera improponibile per un videogioco, specialmente per Yu-Gi-Oh! Però va bene, proseguiamo, va. Ah, tocca a me. Allora, intanto mettiamo Kunai con catena coperto, buco trappola ovviamente, banditissima coperta. E ma evochiamo lo spadaccino, dai. Vediamo cosa vuole fare Bandit Ken. Perché un conto è se hai 7 completati, un conto è se hai il drago. Come si chiama la chip chop? Allora, no. Ok, terraformare, perfetto. Sì, terraformers from Marte. From Earth, com'era? I terraformers. Mausoleo dell'imperatore, attenzione. Slot machine. Eccolo, i 7 completati. Ho attivato Kunai con catena, ovviamente ha fatto l'effetto che ha scelto il gioco. Non mi ha fatto scegliere nulla. Ha fatto il gioco. Questa terza sarà quella buona? Vediamo. Intanto inizio posizionando un po' di carte qui, no? Belle belle, poi predatore con Asha. Dasha, non con Asha. E attacco. Ok, mi tengo tifone per quando metterai il mausoleo, che lo odio. Lo odio quel mausoleo. Due volte me l'attiva primo turno. Ai. Tre carte coperte. Senti, io lo evoco. Una forza riflessa, azzardo l'ipotesi? No, forse no. Oh, la terza sta andando, però... Però c'è ancora un intero turno lui per fare i suoi magheggi. What? Ma... Allora... A questo punto, ai. Ah, se ce l'avessi avuta. Allora, no, adesso l'attivo perché ho paurissima di questa ora. Ah, ok, niente, perfetto, ho vinto. Sì, sacrifico il draghetto. Così faccio 3500 d'attacco e andiamo proprio bene, bene, bene. Insomma, 6 turni per questa terza prova. Va bene. Non è possibile, mi hai battuto! Questo duello non conta! La testa d'ingresso che Joy ha mostrato per duellare in questa partita non è la sua! Pertanto il duello non conta e lui dovrebbe essere squalificato ora! Hai ragione! La mia iscrizione era smarrita, così mi ha ammirato la sua. Ma Ken, come ha potuto sapere che questa non era la mia tessera? Spiegati. Non deve. È chiaro che Ken ha rubato la tua tessera. Ecco perché era così sicuro che tu non l'avresti mai trovata. Portatevi al farabutto. Portatevi al farabutto. Non lo portano via, ragazzi. Non lo portano via. Migliori amici, migliori duellanti.
Sapete che succede? Nell'anime lui punta il dito contro Pegasus e Pegasus preme un pulsante e lui casca in acqua. Nel manga, non so come, Pegasus fa trasformare la sua mano in una pistola e si spara. E infatti muore. Che bello, eh? Yugi contro Joy. Devo vincere questa partita in modo che possa duellare Pegasus e salvare mio nonno. Ma devo battere mio migliore amico. Devo vincere per mia sorella Serenity. Yugi, spero che non avrai dei ripensamenti riguardo a questo duello. Non so se posso farlo. E dai, Yugi, hai detto tu che sarebbe finita così. Giocheremo il nostro duello migliore e più onorevole. Quindi duelliamo. Anche qui seconda prova contro Joy. Attenzione però. Primo turno debole per Joy. Opposizione, vai. Una polymer. Ah, con drago nero? Con drago nero, ragazzi, sì. Ho schievocato il drago nero. Quella è bella, eh. Ogni volta, ogni volta. Però, non ha evocato nulla. Quella potrebbe essere o armatura Sakuretsu, che è grave se lo è. Tre polimerizzazione, Yugi, madonna. Vai, quello che è, non mi frega niente, testa, croce, testa. Meno male. Meno male. Guarda, se è armatura Sakuretsu gliela blocchiamo subito, non è. O non la vuole attivare. Sarebbe una provata del computer immane, eh. Ti prego niente, ti prego niente, ti prego niente. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ma guardalo! Ma ti pare? Ma... Non ci credo! L'ha fatto davvero. Pur di distruggermi un mostro. Proprio, guarda, è un genio. È un genio computer. No, 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 no. Hai scelto, ma che hai scelto, croce? Ma dai! Ah! Non c'è una polimerizzazione teschi avvocato e mago nero, per caso? La creo io, dai, se non c'è. Ah, quello non attacca? Ok, ok, ok. Ma mi basterebbe un mostro qualunque alla fine. Però sto pensando una cosa. Io sacrifico, no? Tanto non importa, no? Sì, ok, evochiamo il teschio. Qui. Tutto a posto? Sì. Il maghetto, assolutamente, perché sennò lui attivava l'effetto e ovviamente lui vinceva perché è computer. Ma beccati questa, Joy Wheeler! Beccati questa! Oh! 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 Lo attivo con grande gaudio e grande gioia nel mio cuore! Madonna, ragazzi! Oh! Ah, anche nello spazio così. Va bene. Ok, signore delle fiamme. Buono. Buono.
Ah, quanto è bello quando tutto va bene. È normale. No, anche lui. Ma no! Ma non è possibile! Tu pensi che io non attaccherò mai? Pensi che io non attaccherò mai? Oh, oh, attenzione. Cioè, per evocare Saggio Oscuro devi fare una trafila infinita? Pensi che io non attaccherò mai, vero? Beh, ti sbagli, caro mio. sono pazzo col botto. Cioè, per evocare Saggio Oscuro devi avere Mago Nero e indovinare il lancio della moneta, poi scartare Mago Nero per evocarlo. No, per favore. Niente, non ho nulla in mano. Scarto con molto piacere il Saggio Oscuro. Guarda, proprio sono contento di darlo via. Per cimitero. Vabbè. Gioca in difesa. Perché? È vero! Oh, Gaia il cavaliere! Sì, del drago, sì! Sì, è vero! Perché me lo sono ricordato solo questo turno? Poteva andarmi molto male! Oh, tu! Fantasy bello! Ah! E adesso? Madonna, ragazzi! Non ci credo. Cos'è questo secondo duello? Cos'è? Cos'è? Mamma mia, devasto proprio. Mi è andata benissimo. Beh, Yugi, sapevamo che uno di noi avrebbe perso. Ma la buona notizia è che uno di noi ha vinto. Wow, tu sei un genio, Joy. Ecco, prendi la mano del re. Mostra la croce e lui ti darà 3 milioni di dollari in contanti. No, Joy, tieni, la tua sorella ha bisogno di quei soldi. Ovviamente Yugi si è iscritto solo per salvare il nonno, ma a questo punto salva anche Kaiba. Attenzione, l'incontro del millennio. Questa è la gran finale, ragazzi. Finalmente è arrivato il momento. Come campione del regno dei duellanti, Yugi ha vinto il diritto di duellare Maximilian Pegasus. Promettimi che libererai l'anima di Menon e tutti gli altri. Sì? Ma se ti sconfiggo, sarà tu dover soddisfare il nostro accordo. Dai un'occhiata alla carta che tieni in mano, Yugi. C'è un motivo per cui la carta è vuota. Se vinco io, la tua anima sarà mia. Per sempre. Hai molto da guadagnare, molto da rischiare. È un rischio che sono disposto a prendere per liberare le anime di mio nonno e gli altri. Non ho intenzione di perdere. Pegasus, odio deluderti, ma non ho alcuna intenzione di far parte della tua collezione di anime imprigionate. Duelliamo! È però mago del caos oscuro. Però c'è spezza magia. Ok, quello l'attiverò dopo. Vai, peschiamo. Ok, scartiamo il mago e il mammut. Allora, la posiziono qui. Evochiamo. No, posiziono il castoro. Ed evoco specialmente il mago nero che si trova al cimitero. E fin qui tutto ok, no? Vai. Mi riservo freccia spezza magia per quando attiverà la carta Mondo Toon. Quella è pericolosa, ragazzi. Dunque, dato che ho un mostro in difesa, anche me lo distrugge il mago. Ah. Andata. È andata. Chi ho qui come fusione? Scusami. Oh. Ah, però, abbandono. Cavoli.
No, attacca. Peggio per lui. Ah, Gaia il dragone, ok. Io intanto me la gioco in difesa, eh. E attacco col mago. Vai. Chi è? Va bene, non posso distruggerlo. Se non altro prende comunque il danno. Dovrebbero scriverlo però che il danno da batteria si calcola normalmente. Su alcune carte c'è scritto. Ah, certo, certo. Mi ha rotto un po' le scatole, eh. Una. E due, vai. Vai a quel paese, vai. Oh. Oh, moci. Mo sì che mi diverto. Tutti in attacco, vai. 2004, 4900 danni, vai così, baby. Bon, può solo evocare abbandono ora? Ma deve sacrificare il limite dei 1000 occhi? O no, forse era giusto per... Per porre fine al regno di terrore di Pegasus. Pegasus, sei finito. Abbiamo vinto. È impossibile. Il mio occhio. La mia magia. Un fallimento completo. Ho perso. Il duello dimostrò a Yugi che lo spirito all'interno del puzzle del millennio era suo amico. Yugi imparò che se avrebbero lavorato insieme avrebbero potuto fare qualsiasi cosa. Spirito del puzzle, non so come ringraziarti. È stato il tuo coraggio e l'amore dei tuoi amici che hanno prevalso questo giorno. Ce l'abbiamo fatta? Insieme! Giusto, come dei veri amici. Alla fine questo è quello che è accaduto, quando gli amici si aiutano a vicenda. Ha vinto! Ben fatto, qua tutti quanti congratulazioni. Yugi salvò l'anima di suo nonno, Seto e Makuba. Tuttavia dalle ombre si celava un altro pericolo. Il suo amico Bakura, ancora posseduto dallo spirito maligno dell'anello del millennio, aveva un programma tutto suo. Quindi, anche se Yugi pensava che i suoi problemi fossero finiti, le cose stavano per diventare ancora più complicate. Adesso che Pegasus si è indebolito dal duello con Yugi, lui mi ha dato l'occasione che stavo aspettando. È finalmente giunto il momento di raggiungere l'oggetto del millennio di Pegasus alla mia collezione! E come per Bandit Ken, Bakura strappa l'occhio di Pegasus e lo uccide. Nei manga, se non ci scappa qualche morto, non è contento nessuno. Ok? È la verità. E mo' mi tocca fare sti tre duelli invertiti. Oh mio Dio, mi sento già male. Allora, andiamo, ragazzi. Per questo video è tutto. Abbiamo appena completato l'incontro del millennio e abbiamo terminato Duelist Kingdom. Inizia ora Duel City. Ragazzi, ora arriva il bello. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!